Sì, praticamente era il 8538, sì, solo che quando si accede c'era un menu tendina e c'erano quelle due precedenti, e quindi non era Ok. quella di oggi. Chissà come mai. Non so. Ciao Romy, sei riuscita a entrare tranquilla tu? Ciao Sara. Ciao, non proprio tranquilla, ma ce l'ho fatta mettendo l'ID manualmente. Ok, bene, ci siamo. Siamo in diretta. Buonasera a tutti e tutte, ben arrivate a questo terzo incontro di Genitori da Favola. Questa sera ci dedichiamo a un tema complesso. Il titolo della serata è Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo? Riflessioni scomode sulle punizioni. E abbiamo scelto le punizioni perché sono un tema che interroga molto noi genitori e che ci mette molto in discussione. Ne parliamo con la nostra amica, la dottoressa Elena Ravazzolo. Vi dico due parole di Elena, così abbiamo un po' la possibilità di conoscerla e approfondire questo argomento con lei. Allora, Elena Ravazzolo è nata a Padova, si è laureata in scienze dell'educazione come esperto dei processi formativi nel 2003. Durante gli anni degli studi ha esplorato le potenzialità del mondo rurale, realizzando percorsi di educazione ambientale attraverso la fattoria didattica. Si occupa di progettazione e realizzazione di centri estivi in vari comuni nella provincia di Padova. Uno spazio importante del suo lavoro è dedicato ai ragazzi con difficoltà di apprendimento e di comportamento, attraverso percorsi pedagogici di educazione allo studio che coinvolgono i genitori mediante consulenze pedagogiche specifiche. Con un approccio pedagogico centrato sull'unicità dell'essere umano, propone percorsi di aiuto alla genitorialità che realizza in collaborazione con le scuole e le istituzioni locali. È presidente dell'associazione Sfera Pedagogica, che promuove progetti che riguardano l'educazione allo studio, la genitorialità e centri estivi, che vengono realizzati nella sede di associazioni, nelle scuole, in una fattoria didattica nei pressi di Padova. E fra le altre cose, pubblica per la rivista UPA, che è un po' il canale attraverso il quale siamo, insomma, venuti a conoscenza del suo lavoro e del suo pensiero rispetto appunto a questo tema delle riflessioni. Grazie Elena di aver aderito al nostro invito e averci accolto. Come ormai sanno le mamme del gruppo e che ci seguono su Facebook, la prima mezz'ora sarà un'intervista ed è in diretta Facebook. E poi proseguiremo con il gruppo di discussione nella successiva ora e mezza seguente sul gruppo chiuso di Zoom. Per cui se qualcuno che sta vedendo questa diretta ha modo ancora di collegarsi, ha voglia di ancora confrontarsi con Elena nell'ora poi successiva, scriveteci su Facebook che vi mandiamo il link di Zoom per partecipare. Ma Elena, parto subito a razzo con una domanda complessissima, perché le punizioni mettono appunto, come dire, in discussione il modello educativo che noi proponiamo. Quindi parto subito con una domanda su cui si sono scritti trattati e libri su libri e biblioteche su biblioteche. Che cosa significa educare? Educare è una parola ampia, profonda, totalizzante, che parte prima di tutto da un altro meccanismo fondamentale che è l'osservazione e passa attraverso la predisposizione dell'ambiente. L'osservazione è un elemento fondamentale perché guardando ciò che un bambino fa e verso quali oggetti si spinge, si riesce a capire ciò che lo incuriosisce. Ciò che il suo corpo quindi sta tentando di toccare, di sentire, mentre la sua mente contemporaneamente sta tentando di capire tutti i meccanismi che stanno dietro questa cosa. Va sottolineato che il movimento è la base dell'apprendimento, nel senso che è muovendosi nel mondo che il bambino, i bambini, ne comprendono i meccanismi e ne traggono la profonda soddisfazione che fa da motore per le nuove acquisizioni. Pensiamo per esempio ad un neonato che muovendo il piedino è disteso sulla culla, di solito i neonati hanno
sopra quelle giostrine con gli animaletti, gli altri cinciscaglie che gli mettiamo sopra, con il piedino riesce a muovere uno di questi piccoli oggetti e si innesca un circuito di causa-effetto ricompensato dalla soddisfazione che poi lo spinge a continuare nel movimento. Quindi l'elemento ha scatenato la curiosità. Per l'adulto l'osservazione è la base dell'educazione, perché grazie ad essa può passare al secondo elemento, che è la predisposizione dell'ambiente. Se un bambino va verso un particolare oggetto, allora io ho descritto il bambino che ha la giostrina sopra di sé e che quindi la muove, quindi il suo oggetto dei desideri è questo, ma pensiamo ad un bambino un po' più grande. Se un bambino va verso quell'oggetto, significa che quell'oggetto è proprio, lo incuriosisce, ha fame di sapere tutto su quella cosa. Mettergli l'oggetto accanto, ma non in mano, se è piccolo, oppure creare un angolo dedicato, un po' più, quando il bambino è un po' più grande riesce a muoversi in autonomia, gli permette di esplorare e di conoscere tutto ciò che lo incuriosisce. Il bambino però non va interrotto. Quindi sto descrivendo un tipo di educazione che è un po' insolita. Il bambino non va interrotto quando sta facendo una cosa. Perché? Perché lui si impegna ad andare verso l'oggetto, ci prova, magari non ci riesce subito, allora mette in atto un'altra strategia che lo porta ad esplorare altri movimenti del suo corpo. Ci riprova, se non ci è riuscito, magari non ci riprova subito, poi vede che proprio non ce la fa, ci riprova il giorno dopo. È in questo gioco che avviene la crescita e qui risiede l'educazione, che naturalmente parte quando il bambino è piccolo, si innesca fin dai primi movimenti, si innesca fin da subito. L'adulto che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fermarsi ad aspettare che il bambino faccia le cose da solo, perché solo in questo modo il bambino riesce sia a soddisfare la sua curiosità, a sviluppare i movimenti che sono necessari per fare quello che sta facendo e a sviluppare un'altra chiave, un altro importante passo, che è l'autonomia. Il bambino diventa autonomo quando è spinto a fare le cose da solo, ma anche quando è lasciato a fare le cose da solo. Questo gli dà la possibilità, e qua spero di essere chiara nel dirlo, gli dà la possibilità di fare attenzione a quanto sta facendo e di concentrarsi su quello che sta facendo, che è importantissimo perché sviluppa fin da subito attenzione e concentrazione. Quante volte pensiamo ad un bambino un po' più grandicello, gli diciamo fai attenzione, concentrati su quello che stai facendo, no? Perché queste due richieste abbiano un senso, sarebbe necessario consentire al bambino di farne esperienza fin da piccolo. E la chiave perché lui possa farlo è proprio quella di non interromperlo mentre sta facendo una cosa. Invece, che cosa accade? Accade spesso che l'adulto intervenga e magari il bambino non ci arriva, allora gliela metto in mano questa cosa che vorrebbe, l'oggetto del suo desiderio. Avvicinandogli gli oggetti, quindi facilitandogli il percorso, in questo meccanismo che da parte dei genitori è attenzione amorevole. Però c'è un però che ha in sé un risvolto non positivo, che è quello che interrompendo questi processi il bambino passa oltre, perde quel meccanismo che stava studiando. Quindi questo atto d'amore che il genitore fa nei confronti del bambino in realtà interrompe il lavoro che il bambino stava compiendo. E uso la parola lavoro, non uso una parola gioco, perché quando un bambino fa una cosa, anche proprio quando è più piccolino, lo fa con un motivo ben particolare, che è quello di esplorare il mondo, di conoscere, ma non solo il mondo, ma anche se stesso in relazione al mondo, quello che lui è in grado di fare, quello che lui sa
e sviluppa in base a questa, a questo, questa attività che sta facendo. Quindi credo di aver dato il quadro totale di che cosa sia l'educazione. Non si sta sentendo. Grazie, ci hai fatto un quadro di un sistema educativo, di una visione basata sull'osservazione, ma che cosa succede se invece non attivo questo modello educativo basato sull'osservazione e sull'anticipazione in qualche forma dei bisogni che il bambino ha? Allora, non rispettare queste pause, non rispettare il lavoro del bambino, quindi non osservarlo abbastanza da capire che sta compiendo un lavoro nel vero senso della parola, sviluppa tantissime possibilità. E vi porto l'esempio di un bambino di 7 mesi. E voi mi direte, ma perché parliamo solo dei bambini piccoli? Perché è fin da piccoli che si mette in atto un sistema educativo di questo tipo. Poi vedremo più avanti, vedremo anche come lavorare invece sui bambini un po' più grandicelli. Però abbiamo un bambino appena nato, che quindi si sta avvicinando al mondo, e questo bambino cresce e arriva ai 7-8 mesi e ha la capacità quindi di muoversi un pochino, ma non ha ancora la sua mano, tutto il corpo si sta sviluppando piano piano. Questo bambino è incuriosito dai piccoli oggetti perché sta lavorando con le mani, sta lavorando sulla manualità fina, sulla padronanza di impugnare, di chiudere, ma di farlo consapevolmente, e lavora anche sulla pinza, quindi pollice e indice, no? Questo bambino è incuriosito da tutte le piccole cose. Che cosa si potrebbe fare per aiutarlo a sviluppare questa sua curiosità? Si potrebbe mettergli a disposizione dei sassetti. Ora voi mi direte, ma e se li mangia? Perché no, il problema è sempre, e se li mangia, se li mette in bocca? Perché giustamente uno dei sensi importanti per un bambino piccolo è proprio il gusto, assaggiare le cose, metterle in bocca per sentire la consistenza, il sapore, tutti questi elementi gli danno maggiore conoscenza dell'oggetto. Però in questo caso il genitore, oltre ad osservare, quindi avere capito che siamo arrivati al piccolo oggetto da studiare, da prendere tra indice e pollice, dovrebbe vestirsi anche da genitore di sicurezza, che è una figura che ho coniato perché diventa essenziale, no? Per garantire la sicurezza del bambino e contemporaneamente permettergli di fare quello che gli consente di crescere. Se io pongo qualche sasso davanti al bambino, il bambino in maniera automatica parte con la manina per afferrare questi sassi. Li allineo, li sparpaglio, li metto davanti a lui e io mi ci metto di fianco. Appena il bambino ha afferrato il sasso del suo desiderio, quello che l'ha attratto di più, prima lo tocca e poi lo porta alla bocca. In questo modo io, genitore di sicurezza, posso mettergli di fronte i primi no, che non sono no di cattiveria, non sono no arrabbiati, sono non si fa, non si mette in bocca, questo non va. Se io lo faccio con delicatezza, con dolcezza, in maniera amorevole, allora questa sì è un'occasione in cui usare tutto l'amore del mondo che hanno a disposizione i genitori. In questo modo io inserisco nel bambino anche il concetto del no e lo faccio fin da piccolo, senza sgridarlo, gli dico no. E ha 7-8 mesi e lui sa che quando la mamma avvicina la mano e dice no, questa cosa non si fa. Lo imparano fin da piccoli, quindi così come gli lascio lavorare, lascio loro il tempo di concentrarsi, di approfondire tutti gli argomenti, allo stesso modo li avvicino anche ai famosi no che educano. Se ne parla molto dei no che educano. Questo è uno dei primi che viene inserito. Quindi la mano che sposta il braccio e dice no, lo tocchiamo soltanto, non si mette in bocca.
Che cosa accade se io invece non faccio questo e quindi non faccio il genitore di sicurezza, non uso l'osservazione, non gli predispongo gli ambienti? Si innesca un meccanismo bellissimo che i bambini comprendono immediatamente, perché generalmente quando non osservo, non predispongo gli ambienti, normalmente il genitore avvicina, consegna, mette nelle mani. No, glielo dà in maniera gratuita, totale, senza conquista, senza lavoro preliminare. E il bambino capisce subito che se ha bisogno di qualcosa faccio in modo che me lo portino. Se io ho bisogno di raggiungere quell'oggetto particolare, lo indico, faccio dei vocalizzi, mi arrabbio e so che la mamma e il papà o chi c'è me lo avvicinano e me lo danno. Allora, il bambino quindi non sarà più impegnato a raggiungere l'oggetto, a raggiungere il suo obiettivo, a sviluppare la sua autonomia, sarà impegnato a fare in modo che chi c'è esegua i suoi desideri. E ad un certo punto però i bambini non sono più piccoli. Allora si scatena il secondo passo. Adesso sei cresciuto, stai diventando grande, non puoi fare i capricci per ogni cosa. Allora, sai che c'è, ti metto in punizione. Oppure si innesca il sistema dei premi. Ora, ho fatto il percorso piuttosto velocemente in modo da dare una visione, però è quello che succede. Quando io sono troppo presente, mentre il bambino è piccolo, il bambino si abitua al mio sostegno e di conseguenza è abituato a farmi, lo dico tra virgolette, a farmi fare ciò che gli serve. Chiarissimo, veramente. E veniamo proprio al cuore. Il genitore si serve spesso delle punizioni, dei premi per far fare al bambino ciò che lui vorrebbe. Ma quali sono i risvolti quindi di questo sistema educativo basato su premi e punizioni, in cui ci ritroviamo catapultati proprio seguendo il processo inverso a quello positivo che hai descritto? Sì, le punizioni e i premi sono in realtà le due facce della stessa medaglia. Mentre le punizioni sono vestite di cattiveria, i premi sono vestiti invece di bontà, però raggiungono lo stesso obiettivo, cioè che il bambino non interiorizza quanto io invece vorrei insegnargli. Per esempio, il bambino non vuole mettersi le scarpe per uscire in giardino, vuole uscire scalzo, vuole correre con i piedi scalzi. Allora che cosa si fa? Si inizia a dirgli metti le scarpe, se no non usciamo, e parte finché il bambino si incaponisce sulla cosa e dice non me le metto le scarpe, non le voglio. Va bene, se ti metti le scarpe ti do una caramella. Oppure ti do una cosa che gli piace, insomma. E il bambino si mette le scarpe, ma si mette le scarpe per la caramella. Non perché è giusto mettersi le scarpe, perché altrimenti si rischia di farsi male e tutto quello che noi abbiamo nella mente. Oppure non ti metti le scarpe? In castigo. Oppure uno sculaccione di accompagnamento. Il bambino che cosa capisce? La stessa cosa che ha capito con la caramella. Se non voglio essere messo in castigo oppure prendere uno sculaccione, mi metto le scarpe e la facciamo finita. Però in realtà è ben diversa la cosa. Se io ora ho preso l'episodio delle scarpe, ma mille altri vanno bene alla stessa maniera. Perché il bambino non vuole metterle? Perché il bambino non accetta quello che noi suggeriamo? Perché non è abituato a farlo. Allora è necessario innescare dei meccanismi che siano diversi, che siano attenti a quelle che sono le sue richieste. Nel momento in cui mi dice no, nel momento in cui fa un capriccio, nel momento in cui si oppone a quanto gli stiamo proponendo o chiedendo, è importante ristabilire l'equilibrio. L'equilibrio degli elementi, innanzitutto ascoltare il bambino. Perché non vuole mettersi le scarpe? Perché non vuole fare quanto gli sto chiedendo? C'è a monte qualcos'altro?
È vero anche che il bambino, quando si incaponisce sulla cosa, vuole anche capire che potere ha sull'adulto, vuole avere la conferma del potere che ha avuto fino ad oggi e potrebbe continuare ad avere. Potrebbe anche essere che il bambino faccia i famosi capricci che ci portano alle punizioni perché ha bisogno di autonomia, ha bisogno di stabilire quanto lui sa essere autonomo rispetto alle richieste che gli facciamo, oppure ha bisogno di regole che noi gli abbiamo dato perché siamo stati sempre a sua disposizione. Oppure in altri contesti e in altre occasioni potrebbe essere che il bambino ha bisogno di essere consolato, di essere accompagnato alla scelta, ad accettare quanto gli stiamo proponendo in maniera partendo dal punto di vista emotivo, perché le emozioni sono fondamentali. Prima parlavo di quanto sia fondamentale il movimento perché i bambini conoscano se stessi e il mondo, ma le emozioni sono uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda l'apprendimento stesso, perché di fronte ad un'emozione positiva il bambino è spinto, trova la motivazione ad approfondire quanto sta facendo. E l'atteggiamento del genitore qui diventa fondamentale, perché io non ho bisogno di usare premi e punizioni quando ho una relazione di fiducia reciproca e delle emozioni positive che fanno da sfondo sempre costantemente a quelle che sono le richieste del genitore nei confronti del bambino. Io lo chiamo ottimismo pedagogico, nel senso che io che educo so, sono convinta, sono certa che tu possa arrivare a raggiungere qualsiasi cosa, qualsiasi obiettivo, e quindi invece di spingerti con ricatti, premi, punizioni, ti accompagno predisponendoti l'ambiente, predisponendo le cose e facendo in modo che tu possa scegliere, ma scegliere in maniera adeguata, corretta a quelle che sono le tue età. L'hai già, diciamo, accennato proprio in questo momento, quindi sei ottimista, si può educare senza punire, senza premiare. Io sinceramente credo sia l'unica possibilità che abbiamo. Non tanto perché lo credo soltanto, ma perché l'ho visto in tantissimi bambini che ho seguito durante gli anni di attività pedagogica. Difficilmente i bambini che trovano degli adulti che non credano in loro riescono a crescere in maniera sana, equilibrata, a superare i propri limiti. Quindi io sì, sono assolutamente, fermamente convinta che si possa educare senza premi e senza punizioni, perché in realtà il maggiore premio che un bambino può avere è la soddisfazione di saper fare una cosa. Raggiungere l'obiettivo, per esempio penso a un bambino più grande, di leggere, di scrivere, di saper fare le divisioni o di conoscere le tabelline o di saper studiare la storia, perché finora abbiamo parlato di bambini piccoli. Però l'agire educativo su un bambino piccolo, che cosa, dove mi conduce? Mi conduce al bambino che sta crescendo, perché una parentesi che voglio aprire qui è che l'educazione non è mai un fatto di qui ed ora. Non è un elemento, cioè quando io ho un bambino davanti non devo lavorare solo pensando al bambino come adesso, ma devo proiettare l'immagine di questo bambino nel futuro. Quello che io sto facendo adesso gli sarà utile quando sarà molto più grande, quando sarà un adulto, quando le sue decisioni peseranno sulla società. E di fronte a questa consapevolezza vado sempre con i guanti di velluto per quello che riguarda l'educazione. Sono sempre molto rispettosa del bambino, perché c'è una cosa che mi preme, un'altra cosa che mi preme sottolineare,
è che i bambini capiscono molto più di quanto capiamo noi. Capiscono le emozioni, percepiscono tutto quello che li circonda. La famosa frase, non l'abbiamo ancora detto al bambino, in realtà il bambino già l'ha percepita, la questione che non gli abbiamo ancora detto. E però si fa un errore importante quando si fa educazione, che è quello di ragionare con la logica del pensiero adulto e trasferirla al bambino. E però il mondo del bambino funziona in maniera diversa. Un bambino, se si mette le mani davanti agli occhi, ha l'idea che tu non lo stia vedendo. Quindi nella sua testa giocare a nascondino significa semplicemente mettersi la mano davanti agli occhi. Tu non mi vedi, io non ti vedo, tu non mi vedi, è semplice, no? Questo è il pensiero dei bambini ed è un pensiero che rimane divergente rispetto al pensiero dell'adulto fino ad un'età considerevole. Cioè noi pensiamo, diciamo, di solito sento molto spesso i genitori che dicono ormai sei grande, il bambino ha 4 anni. Oppure ormai sei grande e il bambino ne ha 9. In realtà il loro modo di ragionare è ancora molto lontano dal pensiero adulto. E vorrei dire che i due pensieri, quello del bambino e quello dell'adulto, si allineano intorno ai 20 anni, quando in realtà il cervello ha finito di svilupparsi, quando tutta la fase di sviluppo del cervello è completata, cioè intorno ai 18, 20, 21 anni, allora sì, possiamo ragionare sullo stesso piano. Fino ad allora i parametri sono diversi e di conseguenza tutto quello che noi pensiamo da adulti per il mondo dei bambini perde di valore perché sono due mondi diversi. Vi ricordo che il bambino si mette le mani ed è nascosto, non lo vede nessuno. Quindi si può educare se facciamo però attenzione ad alcune cose fondamentali. La prima è l'osservazione, che non finisce quando il bambino ha 3 anni, 4 anni, 5 anni, finisce quando ne ha molti di più, anche in adolescenza l'osservazione è importantissima, anche quando i ragazzi hanno 15, 16 anni, perché osservarli significa comprenderli, significa capire di che cosa hanno bisogno. Allora se io, genitore che educa, sono abituato all'osservazione e alla predisposizione dell'ambiente, che risultano semplicissimi quando il bambino ha 2 anni, risultano più complessi quando cresce. Però se io inizio da subito con questi criteri, poi mi trovo intanto un bambino che essendo riconosciuto nella sua fase di crescita, non mi ostacola con le nuove proposte. Essendo abituato a sentirsi dire un no amorevole, quando gli dico no ed è un no secco, Lo accetta in ugual maniera. Non ho bisogno di punirlo per fargli capire no, questa cosa non si fa. E tra l'altro questo mi consente di arrivare all'adolescenza in maniera con una relazione genitoriale ben diversa. Per cui non ci saranno più i conflitti generazionali che si scatenano costantemente, perché la relazione è basata su un criterio di fiducia, su un sistema educativo che consente al bambino di essere se stesso e all'adulto di insegnargli ad essere in un mondo che ancora non conosce in tutte le relazioni. Quindi sì, educare è possibile, però va fatta un po' di attenzione nel sistema precedente. A volte mi si accusa di essere troppo buona, ma non ho bisogno di essere cattiva quando le premesse sono costruite in questo modo fin da subito. La relazione si stabilisce su altre linee. E che, come si può iniziare? Perché poi da dove iniziamo? Allora, i bambini fin da piccoli, citavo il nascondino, un'altra cosa fondamentale è il tempo. Non ce l'hanno il tempo. Quando un bambino dice lo faccio dopo, no, non è che non lo voglia fare, è semplicemente che nella sua mente il tempo è una dimensione diversa dalla mia. Così come quando butta i giochi in giro per tutta la casa, non vuole fare disordine,
vuole semplicemente avere tutto sott'occhio, vuole sapere bene bene con che cosa può giocare, quindi sparpaglia le cose ovunque e in maniera con una loro logica, che se voi osservate il modo in cui li mette, capirete anche la logica con cui riesce ad agire. Allora, che cosa devo fare quando sono piccoli? Dovrei fare quando sono piccoli? Stabilire una routine, proprio perché il tempo non esiste nei bambini. Scandire la giornata. E allora, nei più piccoli la routine è molto utile anche per il sonno, per i pasti, per... è utilissima, ma una volta che il bambino entra nella spirale della routine, stabilisce anche un tempo che ci permette di dire prima di pranzo o prima di fare il bagno o prima di andare a letto, è necessario che questa cosa sia finita. Quindi io riesco a porre dei limiti temporali quando il tempo per i bambini non esiste. E poi piano piano, proseguendo su questa linea, la routine viene a essere meno importante perché viene interiorizzata, quindi non ho più bisogno della tabella per far vedere al bambino ci svegliamo, ci laviamo i denti, andiamo all'asilo, viene a prenderti la nonna oppure vengo a prenderti io. Ma in tutta questa successione di cose il bambino si riconosce, si colloca all'interno di un tempo che poi, quando crescono, diventa un tempo diverso che, avendo già interiorizzato, non ho bisogno. Sapete, quando vanno verso i 5-6 anni, quando non vogliono mai andare all'asilo e quindi dai che è tardi, dai che ho... è arrivato il momento di partire, bisogna partire più in fretta, è troppo tardi. Ecco, tutte queste cose, se io riesco a lavorare sulla routine fin da subito, perché poi si va anche a scuola, si arriva in ritardo al suono della campanella. Tutte queste cose vanno preparate prima, quindi il segreto è proprio prepararsi come genitori. Tra l'altro i genitori sanno che cosa significa prepararsi, perché per fare il lavoro che fanno hanno studiato, si preparano tutte le mattine, organizzano la giornata, organizzano tutta la tabella della settimana in modo da non essere sempre presi alla sprovvista. Quindi siamo consapevoli di che cosa significa preparazione. Prepararsi anche nell'educazione è fondamentale. Prepararsi anche ai momenti di rottura. Se sappiamo che il bambino fa fatica a fare una cosa, rendiamo quella cosa più divertente. Cioè, anticipiamola con una storia, lavoriamo laviamoci i denti. E non si può pretendere che un bambino vada in bagno, prenda lo spazzolino e si lavi con grande gioia. Però, se io utilizzo qualche personaggio delle storie, se io attacco allo specchio, soprattutto quando sono piccoli, l'immagine di un personaggio che gli piace mentre si lava i denti, cioè predisporre l'ambiente significa anche questo, fare in modo che fare le cose noiose diventi divertente. Poi adesso che vanno di moda le challenge, ancora di più, si possono lanciare challenge di tutti i tipi ed è un gioco divertente che i bambini accettano sempre di buon grado, ma proprio volentieri lo fanno. Quindi è necessario conoscere bene il pensiero del bambino, sapere dove vogliamo arrivare e trovare un piccolo gioco che semplifica la vita del bambino, ma vi assicuro che semplifica anche la nostra, perché avere un bambino che fa le cose, magari insistendo un po', giocandoci un po' su e vederlo felice e sapere che... dico che deve ridere a crepapelle, ma fare le cose con serenità ha tutt'altro sapore che essere sempre agitati, arrabbiati, spingere. Quindi predisporre non solo l'ambiente, ma anche le cose da fare, quindi organizzarsi partendo in anticipo sulle tabelle giornaliere, questa può essere una buona chiave per evitare le punizioni. Grazie Elena, ci hai fatto veramente un quadro molto ricco. Ti faccio proprio un'ultima domanda a cui di fatto hai già risposto in gran parte, ma ti chiedo forse di riassumerla con un'ultima battuta per chi ci ascolta. Quindi, educare e insegnare sorridendo si può e in che modo? Quindi, torniamo un po' al tema dell'incontro.
Durante tutte le parole che ho detto, ho un po' lanciato le cose qui e là. Sorridere è un modo per mettere chi abbiamo di fronte nella posizione di essere accolto, perché un sorriso è sempre accogliente. Un sorriso non è mai giudicante, soprattutto se è aperto, se è sincero. E insegnare con il sorriso crea quell'atmosfera assolutamente necessaria perché chi dovrebbe imparare sia predisposto all'apprendimento. L'apprendimento non avviene mai in maniera neutra, in maniera distaccata. Si impara attraverso le emozioni, attraverso gli obiettivi che si pongono, si impara attraverso la passione e la curiosità. Allora, il bambino nella culla muove il piede, si muove l'oggettino e lui prova la soddisfazione del cambiamento, di vedere qualcosa che cambia ed è causato da lui, e questo lo spinge verso un altro movimento. Quando i bambini crescono non è più così divertente, perché chiaramente insegnare la grammatica o le tabelline non può essere divertente, ma può diventare giocoso, può diventare, se la mia passione di insegnante riesce ad essere trasmessa, se la passione dell'adulto riesce ad essere passata al bambino, i bambini imparano anche cose che noi consideriamo noiose, ma invece pensate a che cosa significa i numeri sono un concetto che per i bambini sembra lontanissimo, no? Invece sono presenti dappertutto. Facciamogli vedere i numeri legati ai fiori, i numeri legati allo sviluppo delle conchiglie. Facciamo vedere loro le relazioni che ci sono dietro le cose, perché ciò che interessa di più è il mondo. E se noi partiamo dal mondo, possiamo insegnare qualunque cosa a un bambino, perché gli insegniamo i segreti per capire le cose. O la grammatica, anche questa. Parliamo la lingua tutti i giorni. Una cosa che sono solita dire ai bambini quando fanno l'analisi grammaticale è dire: ma tu questa frase la conosci? Sai chi fa cosa e cosa sta facendo? Dov'è? Perché lo fa? Quindi tutte queste cose le sai già. Ragiona sulla costruzione delle parole e scopri che cosa c'è dietro alla parola, in modo da poter capire come costruire le frasi, come farne l'analisi, come costruirle quando parli e smontarle quando le analizzi. Dico, è come se tu fossi un meccanico della lingua, in sostanza. E queste spiegazioni, questo modo di vedere è il loro pensiero di bambino. Allora, ritorna sempre la solita interpretazione, il solito pensiero bambino e pensiero dell'adulto, che sono molto lontani. Però si possono avvicinare perché siamo stati bambini anche noi. Quindi lo sappiamo che i giochi che facevamo quando eravamo piccoli, come funzionava la nostra mente, quando abbiamo avuto le grandi rivelazioni che ci hanno fatto capire gli argomenti più ostici. Quindi si può, si deve insegnare con il sorriso. Adesso sembra che vada molto di moda questa frase, però è una realtà molto antica. Gli insegnanti più bravi non sono quelli che conoscono meglio la materia, ma quelli che ci fanno appassionare delle cose. Grazie Elena di questi stimoli veramente molto ricchi. Ringraziamo chi ci ha seguito su Facebook e che ci seguirà nei prossimi giorni rivedendo in differita questa diretta. Proseguiamo adesso col gruppo chiuso, però prima vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 10 maggio. Sul tema della coerenza educativa avremo la dottoressa Marcella De Pra, che si occupa di mediazione familiare, quindi
saprà dirci molto sulla coerenza tra genitori e su questi aspetti. Quindi ci vediamo fra due lunedì, vi aspettiamo. E continuate a seguire le attività del progetto Storia Cucita a Mano, stanno partendo delle nuove iniziative a Moncalieri, per cui rimanete aggiornati perché c'è molto che si muove. Grazie ancora Elena e salutiamo tutti.